scusa Antonio, ma perché non vieni domani? Non sto capendo. No, perché, cioè... non posso venire, non posso venire. Mia madre ha fatto l'incidenza, non posso venire. No, e scusa, le sto a dire, stiamo tutti quanti preoccupati perché a fare un po' di incidenza. Che è successo? Che incidente? Hanno gonzata con la macchina. No, davvero, si era gonzata con la macchina. No, no. Sono andato pure in ospedale, poverina, stava in sala raggi. Tutti preoccupati, dico, come ci sono fatto? Ha fatto molto male. 70 anni, dico, la cristiana si è ribaltata con la macchina. Ma aveva ragione almeno? No, ne tenete certo. Ma sia, la macchina non è un problema, però la salute, capito? Perché io sono legatissimo a mia madre e lei è legatissima a me, quindi io sto attraversando un momento difficile, non posso andare sul palco. Vabbè, però è così grave, cioè, non sto capendo. Praticamente sono andato all'ospedale, come tutte le mamme, sai, no? Non dice niente, stai in ospedale, sarà raggi, io aspetto da fuori, lui da S, con gli occhi sbarrati, tutta tremulante. Dico, mamma, ci è successo? E io mi ha guardato e mi ha detto, figlio mio, ha mangiato? Le mamme sono mamme. E allora stai buona, puoi venire alla corrida. Ma fottuto. Vabbè, domani verrò alla corrida. Domani alle 20.30, 21. Alle 20.30, 21? 21, alle 21 facciamo. 20.30 più IVA, ci vediamo qui alla corrida. Facciamo alle 21, dai, che meglio. Alle 21, ci vediamo qui alla corrida. Oratorio? San Giovanni Paolo II. Secondo, no, primo, secondo. Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice. Ausiliatrice a Monteroni. Vi aspettiamo numerosi e innumerevoli alla corrida. Però domani è 19 luglio. Ma chi conduce? Chi venerdì. Chi conduce? Tu insieme a Mauro Stichi. Insieme a Mauro Stichi. Chi è tu, Mauro Stichi? No, è uno sconosciuto. Uno sconosciuto. Non ridere. Te Monteroni ed signori, ci sarà a divertirsi con Mauro Stichi, Don Giorgio, Stefano, Anna, tutta la combriccola. E soprattutto con Dito. E dopo io. E io. Ci divertiremo, vi aspettiamo. Aia!